Salve a tutti e benvenuti al 68esimo di Genius. Passiamo immediatamente agli appuntamenti di questa settimana su Dice Games Italia. Martedì, la cerca del crepuscolo con special guest Sabaku continua alle 21. Mercoledì, risposta del master Dark Heresy. Mentre giovedì avremo X Games File, Sine Requie, con la sua terza puntata. Infine, venerdì, video rolliamo live con Paese dei Balocchi, i vincitori del contest alle 21. Vi aspettiamo, ma passiamo adesso al messaggio promozionale. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live, e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 68esimo DJ News. E per fortuna con Sabaku siamo riusciti a, diciamo, a portare avanti le live e non ci saranno ulteriori ritardi. Quindi questa settimana riusciremo a giocare direttamente questo martedì. Gran cosa, gran cosa. Mentre venerdì appunto avremo la live di Paese dei Balocchi con i vincitori del contest. E quindi vi invito tutti caldamente a vedere, perché spero che sarà una bella live. E abbiamo solo una sessione live sul canale di Paese dei Balocchi, fatta col Curte, però è solo una, e quindi mi piacerebbe aggiungere materiale a quella. Passando al sondaggio della recensione, il vincitore indiscusso è Sine Requie. Mi mancano ormai solo due manuali di quelli che ho io in possesso. Parliamo di Regno di Osiride e Tomo dei Morti volume 2. Purtroppo volume 1 non ce l'ho ancora. Quindi, ragazzi, vi chiedo di andare al link qui sotto e votare quali dei due volete vedere recensito settimana prossima. Vi rigiro immediatamente il secondo link per votare la prossima recensione, la recensione direttamente successiva a questa, così per portarci avanti e non perdere assolutamente il ritmo. L'X Games File, che arriverà questo giovedì, annuncio ufficialmente che è stata aperta la pagina Facebook di X Games File Sine Requie, dove tutti potrete partecipare, basterà iscriversi. E cercheremo insieme di parlare, di scoprire tutti i complotti, tutte le trame celate nell'ambientazione di Sine Requie. In questo modo potrete darmi una mano e allo stesso tempo decideremo insieme come organizzare i prossimi X Games File e appunto di quali argomenti tratteranno. Dishonored trasformato in un GDR? Beh, secondo il creative director di Arkane, Harvey Smith, e l'art director Sebastian Mitton, la cosa sarebbe fattibile e anzi gli interesserebbe parecchio per rafforzare quella che è la serie e il suo immaginario. La notizia, ragazzi, l'avete rigirata voi e l'articolo originale viene da multiplayer.it. Se interessati potete andare al link in descrizione. Passando agli eventi, questa settimana, questo weekend, ci sarà Busto in Fantasy a Busto Arsizio il 2 e 3 luglio. Saremo presenti noi di Dice Games Italia insieme a The Evil Company, a meno di improvvisi cambi di programma, ma nel caso vi avvertiremo. Saremo presenti in fiera per ciarlare con voi del più e del meno. Fantasica invece organizza a Bergamo il 9 luglio una serata, indovinate di cosa? Di gioco. Quindi se siete interessati e siete da quelle parti, beh, vi rilascio il link per andare a scoprire di più di questo evento. Invece, giochi di ruolo D7 alla Laguna Incantata 2016, il 23 e il 24 luglio in Sardegna all'evento Laguna Incantata, l'associazione D7 permetterà di giocare di ruolo direttamente in questo evento. Quindi se siete sardi e quindi avete un mare intorno a voi che vi impedisce di andare nei soliti eventi di cui parliamo, questa è la vostra occasione. Da ricordare, ragazzi, il contest King of Crafting di Nameless Land, ragazzi, che si concluderà il 16 luglio. Tutte le informazioni per partecipare le trovate al link in descrizione. Mi raccomando, partecipate numerosi. Il sondaggio del prossimo vlog è invece chiaramente settimanale. Questa settimana ha vinto Dark Heresy. Ricordo che se anche vincesse settimana prossima, poi la settimana successiva verrebbe
bannato il nostro caro Dark Heresy per non focalizzarsi troppo su un unico vlog, né più né meno. Il server di TeamSpeak di Dice Games Italia, vi linko come al solito il suo indirizzo per raggiungerlo, vengono organizzate partite di giochi di ruolo e se siete interessati ad organizzarvi potete andare alla mail e chiedere in merito. E il server di TeamSpeak viene usato solitamente al sottoscritto anche per le live del venerdì sera, per permettermi di parlare e, diciamo, giocare un po' anche insieme a voi. La pagina Facebook, Instagram, di Telegram, ragazzi, come al solito, ci trovate su tutte queste piattaforme, oltre che su YouTube, quindi non avete assolutamente scusanti in merito. Se volete rimanere aggiornati, andate a questi social e iscrivetevi. Per quanto riguarda gli sconti e offerte, abbiamo sempre Nameless Land con i giorni delle fiamme. La spedizione è gratuita se andate ad acquistare il manuale sul loro store ufficiale. Ask and Question, Markits, la butto lì, porterete mai il buon vecchio Ars Magica? Allora, personalmente non ho il manuale, quindi al momento ti direi no. Se lo recuperassimo lo porteremo sul canale? Sì, è probabile, perché mi piacerebbe recuperare man mano tutte le vecchie glorie, tutti i vecchi GDR comunque che hanno avuto una loro storia anche importante nel settore, e comunque farveli vedere e farli provare anche ai ragazzi. Utente X, ma Simbarom è sul sito della GG Studio, quindi sistema Savage Wars? No, non sarà a sistema Savage Wars, anche perché, ragazzi, è sbagliato riferirsi a GG Studio come avente solo Savage Wars. Certo, Savage Wars è il loro catalogo che occupa, è la loro parte di catalogo che occupa più spazio. Hanno un sacco di titoli di Savage Wars, ma non hanno solo Savage Wars. Simbarom non arriverà, infatti, con quel sistema di regole. Questo ci è stato già anticipato a Modena Play. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo DJ News. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi siano piaciute le novità e quello che abbiamo potuto raccontarvi questa settimana. È estate ormai, quindi fa caldo, ci sono molti meno eventi, o meglio, eventi ci sono, ma ci sono molte meno notizie sui giochi di ruolo, ma cerchiamo di rimanere sul pezzo. E se voi ci date una mano, chiaramente non possiamo che esserne felici. Quindi, se scoprite qualcosa su eventi, giochi di ruolo, novità e tutto il resto, come in nostro caro utente che ci ha comunicato della notizia di Dishonored in questo DJ News, per esempio, rigiratecelo, ragazzi, contattateci su Facebook, scriveteci qua sotto nei commenti, fateci sapere le novità che scoprite, dateci una mano per rendere sempre migliore e più completo questo DJ News. Detto questo, ragazzi, noi ci salutiamo e ci vediamo negli appuntamenti di questa settimana. Ciao bagai! Sembra che il raffreddore quando parli così. Lo faccio apposta, faccio la voce un po' bella. È bello. Dovresti mettere la sigla del telegiornale. C'è la sigla sotto. Si vede che non vedi neanche un DJ News. Sì, è vero. Perché una guardia mi ha gridato traditore? Non lo so. Io ancora non ho fatto niente. Hai gridato a High Lydra a qualcuno? No. Ok. Credo. Allora, se non lo sai te. Sto grondando. Sudore. Ecco. Sudore. Grondo. Che schifo. Ecco. C'ha ragione.